l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti. Carissimi, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, nel giorno del Signore, Pasqua della settimana, vogliamo chiedere umilmente perdono al Signore per i nostri peccati, implorare la sua infinita misericordia per essere meno indegni di accostarci al banchetto della parola e dell'Eucaristia. Confesso a Dio vivente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, della mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E tutti, per mia, gli angeli santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace e terra ai uomini amati dal Signore. Noi vi lodiamo, vi benediciamo, vi adoriamo. Vi glorifichiamo, vi rendiamo grazie per la tua gloria e potenza. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio di Genito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli il peccato del mondo, accogli la nostra. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu sei il Santo, solo il Signore, solo per Cristo, per Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che conosci i sentimenti e i pensieri del cuore, donaci di amare sopra ogni cosa Gesù Cristo con noi, perché valutando con sapienza il bene di questo mondo, diventiamo liberi e poveri per il cuore, per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, che verrà con te nel guida dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Insieme a lei ci sono tutti, nelle sue mani, nella pizza e nella morte.
dalla lettera di me. La parola di Dio è vita, efficace e tutta niente di ogni spada dura. Essa è la prima punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle giunture, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di cui attuare noi dobbiamo vedere. Thank you.
mosse incontro a lui, si mise in ginocchio e gli disse: Maestro, che cosa devo fare per avere la vita?